E siamo tornati in studio dopo Beniamino Cardines che ci ha portato una ventata del Venezia, della Biennale di Venezia. E siamo qui a rtradioterapia.it, ma la cosa bella di oggi è che siamo anche di rimbalzo su due radio in FM che sono Radio Stop di Reggio Calabria e Radio Andromeda di Trani. Mandiamo tanti saluti ai calabresi, ai pugliesi e a queste radio che appunto accolgono la nostra trasmissione e rtradioterapia.it. Con me c'è Giulio Berghella alla regia e adesso vi vorrei parlare di tre sport che sono tre sport nuovi, possiamo dire, che io uno lo conoscevo perché è famoso, è diventato famosissimo, ma gli altri due mica li conoscevo, e mi sa che nemmeno Giulio li conosce. Allora, il primo ovviamente è il padel, che dall'anno scorso è diventato sto padel una fissa per tante persone che lo praticano regolarmente. E che cos'è? Per chi appunto, per i pochi che ancora non sanno che cos'è il padel, viene giocato con una racchetta particolare, che è una racchetta, però è una racchetta da padel, è fatta un po' quadrata, insomma, ed è un mix questo sport tra lo squash e il tennis, perché si gioca in un campo, ma io direi anche racchettoni. Ma cos'ha di particolare questo padel? Che come lo squash, comunque è dentro un campo come il tennis, ma come lo squash c'ha delle paretone, insomma, che fanno da rimbalzo. Questo gioco è nato nel 69, quindi giovanissimo, da un certo Eric Corjuela, un messicano, che voleva un campo da tennis in casa. Dicevo, il campo da tennis in casa, e considerò quindi le pareti, ecco le pareti famose del padel, come elemento fondamentale di questo sport, dove appunto fanno parte dell'area gioco. E adesso questo padel, insomma, pure Ilari e pure no, Nilari, pure la, come si chiama, Totti e la sua nuova fidanzata si sono conosciuti a padel e ormai è diventato un gioco che sta facendo impazzire tante persone. Ma ce ne sono altri nuovi. Per esempio, c'è il foot golf. Lo conosci il foot golf? Giulio, no, nemmeno io lo conoscevo. Il foot golf, che cos'è? È la fusione tra il calcio e il golf. Ci si veste proprio da calciatori, cioè insomma, invece di vestirsi da golfisti, tutti fighetti, educati, il tacchetto, la scarpa col tacchetto, il guantino, eccetera, ci si veste da calcio, quindi un pochetto più rustici, no? Un pochetto più così. E si gioca però sul campo da golf. Ma la differenza dove sta? Che invece della classica pallina e la mazza, no, per mandare in buca, c'è il pallone da calcio con le buche più grosse, che sono di circa 50 centimetri, e quindi con i calci bisogna fare tutto il percorso di buche e mandare in buca con i calci sto pallone. Oddio, potrebbe essere pure divertente giù, sto foot golf, potrebbe essere una cosa divertente. Questo gioco, insomma, sta appassionando molte persone. Le buche sono 9 o 18 buche, quindi faranno pure il mini foot golf fra poco. E vince chi completa ovviamente tutte quante le buche. Ma poi c'è un altro sport, il terzo sport, che questo sport secondo me non lo conosce nessuno, è il sandboarding. Cioè, il sandboarding sarebbe una tavola da snowboard, però invece di stare sulla neve, come dice la parola, sand sta sulla sabbia, e al posto appunto della neve bisogna fare l'equilibrista, il surf invece della neve sulla sabbia. Questo sport si è ovviamente sviluppato in epoca molto recente e viene praticato sulle dune di sabbia delle zone tipiche delle zone desertiche oppure su queste ampie spiagge che sono particolarmente pendenti. I praticanti più esperti ovviamente riescono a rimanere in piedi su questa tavola per lungo tempo.